Patroclo si avvicinò, gli posò il piede sul petto e strappò via la lancia, tirandosi dietro le viscere e il cuore. Così, in un solo gesto, portò via da quel corpo la punta di bronzo e la vita. Intanto, correndo da una parte all'altra, Glauco, pazzo di dolore, chiamava tutti i capi lici e gli eroi troiani. Sarpedonte è morto, Patroclo l'ha ucciso, correte a difendere le sue armi. E quelli accorsero, colpiti dalla morte di quell'uomo che era uno dei più forti e amati difensori di Troia, accorsero e si schierarono intorno al suo corpo, Ettore in testa e tutti gli altri, per difenderlo. Li vide arrivare Patroclo e ci radunò tutti allora e ci schierò di fronte a loro, urlando che se davvero eravamo di tutti più forti, quello era il momento per dimostrarlo. C'era il corpo di Sarpedonte là in mezzo, troiani e lici da una parte, noi mirmidoni dall'altra, e fu battaglia per quel corpo e per quelle armi. All'inizio furono i troiani a schiacciarci, ma quando Patroclo vide i suoi amici intorno a lui cadere sotto i colpi, allora si gettò in prima fila e, come uno sparviero che mette in fuga corvi e stornelli, piombò sui nemici ricacciandoli indietro. Dalla terra si levava il fragore del bronzo, del cuoio, delle solide pelli di bue sotto i colpi delle spade e delle lance a due punte. Nessun uomo, per quanto accorto, avrebbe potuto riconoscere ormai il corpo di Sarpedonte, perché dalla testa ai piedi era tutto coperto di frecce e polvere e sangue. Continuavamo a combattere intorno a quel cadavere senza tregua, come le mosche che nella stalla ronzano senza requie intorno ai secchi pieni di bianco latte. E andò avanti così fino a quando Ettore non fece qualcosa di sorprendente. Forse la paura gli aveva preso il cuore, non so. Lo vedemmo che saliva sul carro e, voltandoci le spalle, fuggiva, urlando a tutti di seguirlo. E tutti davvero lo seguirono, abbandonando il corpo di Sarpedonte e il campo di battaglia. C'era qualcosa che non capivo. Correvano verso la città. Poche ore prima erano sulle nostre navi a dar fuoco alle nostre speranze, adesso correvano fuggendo verso la loro città. Avremmo dovuto lasciarli andare. Era quello che aveva detto Achille: cacciateli dalle navi, ma poi fermatevi e tornate indietro. Avremmo dovuto lasciarli andare, ma Patroclo non riuscì a fermarsi. Grande era il coraggio nel suo cuore e limpido il destino di morte che lo aspettava. Si gettò all'inseguimento e ci trascinò tutti con sé. Non smetteva di uccidere, correndo verso le mura di Troia, Adrasto, Autono, Echeclo, Perimo, tutti caduti sotto i suoi colpi, e poi Epistore, Melanippo, Elaso, Mulio, Pilarte. E quando arrivò alle porte Scee, sullo slancio, si avventò contro la torre, una volta e poi un'altra, e poi un'altra ancora, sempre respinto dagli scudi lucenti dei troiani, e una quarta volta ancora, prima di darsi per vinto. Mi guardai attorno allora, io, per cercare Ettore. Sembrava indeciso se ritirare l'esercito dentro le mura o rimanere lì a combattere. Adesso so che non c'era dubbio nella sua mente, ma solo l'istinto del grande guerriero. Lo vidi fare un gesto a Cebrione in sua auriga e poi vidi il suo carro lanciarsi nel cuore della battaglia. Vidi Ettore ritto sul carro passare tra i guerrieri senza neppure darsi la pena di ammazzare. Semplicemente fendeva la calca e puntava dritto verso Patroclo, perché era lì che voleva arrivare. Lo capì Patroclo e saltò dal carro. Si chinò a prendere per terra una pietra bianca, aguzza, e quando il carro di Ettore fu a tiro, la scagliò con tutta la forza che aveva. La pietra colpì Cebrione, l'auriga, che teneva le redini in pugno, lo colpì in mezzo alla fronte. L'osso si spaccò, gli occhi caddero a terra nella polvere, e poi cadde anche lui giù dal carro. Che agilità! Si mise a beffarlo Patroclo. Sai che pescatore provetto saresti, Cebrione, se solo ti tuffassi in acqua con l'agilità con cui sai buttarti giù dal carro. Chi ha mai detto che non ci sono bravi nuotatori tra i troiani? E rideva. E si trovò davanti Ettore,
come due leoni affamati lottano sulla montagna furibondi per una cerva uccisa, così i due si misero a combattere per il corpo di Cebrione. Ettore aveva preso il morto per la testa e non lo lasciava. Patroclo l'aveva afferrato per i piedi e cercava di trascinarlo via. Intorno a loro si accese una lotta selvaggia, troiani contro achei, tutti su quel cadavere. Ci battemmo per ore. Intorno a quell'uomo che se ne stava ormai nella polvere, in memoria di carri e cavalli e di tutto ciò che era stata la sua vita. Quando alla fine riuscimmo a respingere indietro i troiani, alcuni di noi presero il corpo e lo trascinarono lontano dalla mischia per spogliarlo. Ma Patroclo rimase nel cuore della battaglia. Non era più possibile fermarlo. Per tre volte si lanciò sui troiani, gridando con una voce terribile, e 9 uomini uccise. Ma quando, per la quarta volta, si lanciò, simile a un dio, allora, Patroclo, tutti vedemmo apparire d'improvviso la fine della tua vita. Fu Euforbo a colpirti alle spalle, in mezzo alla schiena. Arrivò sul carro facendosi largo nella mischia. C'era polvere dappertutto, un'enorme nube di polvere. Non lo vedesti arrivare, comparve come dal nulla, d'improvviso alle tue spalle. Tu non potevi vederlo, io lo vidi. Da vicino ti piantò la lancia nella schiena. Te lo ricordi, Euforbo, Patroclo? Ti ricordi che lo vedevamo in battaglia e commentavamo la sua bellezza, i suoi capelli lunghi sulle spalle? Non era di tutti il più bello? Ti colpì in mezzo alla schiena e poi subito se ne scappò, andandosi a nascondere fra i suoi per la paura di quello che aveva fatto. Patroclo rimase immobile, stupefatto, gli occhi rovesciati all'indietro, le gambe che ancora reggevano il corpo così bello, ma non lo sentivano più. Mi ricordo la testa rimbalzare avanti dopo il colpo e l'elmo cadere nella polvere. Quell'elmo! Mai avrei pensato di vederlo insozzato di polvere e sangue, per terra. L'elmo che copriva la testa e il volto bellissimo di Achille, uomo divino, lo vidi rotolare per terra, tra le zampe dei cavalli, nella polvere, nel sangue. Patroclo fece qualche passo. Cercava qualcosa che lo potesse nascondere o salvare. Non voleva morire. Intorno a lui tutto si era fermato. Certe morti sono dei riti, ma voi non potete capire. Nessuno fermò Ettore quando gli si avvicinò, e questo non lo potete capire. Nella mischia, Ettore gli andò vicino, senza che nessuno di noi sapesse fermarlo. Arrivò a un passo da lui e poi, con la lancia, gli trapassò il ventre. E Patroclo crollò a terra. Tutti noi lo vedemmo, questa volta, crollare a terra. E poi vedemmo Ettore chinarsi su di lui, guardarlo negli occhi e parlargli in quell'agghiacciante silenzio. Patroclo, tu credevi di venire qui e distruggere la mia città, vero? Ti immaginavi di tornartene a casa con la nave piena di donne e ricchezze troiane. Adesso sai che Troia è difesa da uomini forti e che il più forte di loro si chiama Ettore. Tu ormai non sei più niente, sei cibo per avvoltoi. Non ti sarà di grande aiuto il tuo amico Achille, per quanto forte. È lui vero che ti ha mandato qui? È lui che ti ha detto non tornare, Patroclo, fino a quando non avrai squarciato il petto e insanguinato la tunica di Ettore? E tu, stupido, lo sei stato a sentire. Stava morendo, Patroclo, ma trovò ancora la forza di parlare. Puoi vantarti adesso, Ettore, perché mi hai vinto. Ma la verità è che morire era il mio destino.
Gli dèi mi hanno ammazzato. E tra gli uomini Euforbo per primo. Tu che adesso mi finisci, sei solo il terzo, Ettore. Sei solo l'ultimo di coloro che mi hanno ucciso. E adesso, ascoltami. E non dimenticare quello che ho da dirti. Tu sei un morto che cammina, Ettore. Niente ti strapperà di dosso il tuo destino orrendo, quella poca vita che hai ancora. Verrà Achille e te la strapperà. Poi il velo della morte lo avvolse. L'anima volò via e se ne andò all'Ade, piangendo la forza e la giovinezza perduta. Ettore puntò il piede sul petto di Patroclo ed estrasse dalla ferita la lancia di bronzo. Il corpo si sollevò e poi lacerato ricadde nella polvere. Ettore rimase lì a guardarlo. Disse qualcosa a bassa voce. E poi, come preso da una furia, fece per scagliarsi su Automedonte, l'auriga. L'avrebbe ucciso, ma se lo portarono via i cavalli veloci, i suoi cavalli che gli dèi diedero ad Achille, se lo portarono via dagli artigli di Ettore, dalla sua rabbia e dalla morte. Io morii 2 anni dopo, durante il viaggio in cui cercavo di tornare a casa, da Troia. Fu Neottolemo a bruciare il mio cadavere. Era il figlio di Achille. Adesso le mie ossa riposano in una terra di cui neanche so il nome. Forse è giusto che sia finita così. Tanto non sarei mai riuscito a tornare veramente da laggiù, da quella guerra, da quel sangue e dalla morte di 2 ragazzi che io non ho saputo salvare.